Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Titanic, la nave, la leggenda. In questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 31 dove ragazzi abbiamo ricevuto una miriade di tubi, guardate che spettacolo, infatti andremo a montare i tubi del vapore della prima motrice. C'è il condotto vapore della turbina, il volantino, l'inversore e poi tantissimi tubi e altri pezzi. Sarà anche una fase di assemblaggio direi abbastanza lunga perché i dettagli sono veramente tanti. Allora, iniziamo? Vai, Titanic! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Titanic al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections se ancora non l'avete fatto. Potrete seguire tutte le fasi di assemblaggio di questo fantastico modellino. E se vi siete persi video tutorial precedenti, andateli a rivedere, vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist del Titanic. Allora ragazzi, ultimamente abbiamo pubblicato anche un altro video della Bismarck. Abbiamo completato la torretta abbinata da 38 cm, la torretta Bruno, sulla quale abbiamo montato anche il motore elettrico dell'alzo dei cannoni, spettacolare. E poi abbiamo montato un'altra sezione dello scafo e poi tantissimi altri dettagli sul ponte con la colla. Ragazzi, cioè la Bismarck è un modellino veramente impegnativo. Andatelo a rivedere. Ok, detto questo, andiamo a vedere a che punto avevamo lasciato la sala macchine delle motrici del Titanic. Vai! Ed eccola qui la pavimentazione della sala macchine. Allora, abbiamo completato le due motrici del Titanic, ecco qui la motrice di destra, guardate il funzionamento, è venuta perfetta questa, ragazzi. Allora, in questo tutorial andremo a lavorare sulla motrice di sinistra. Allora, mi raccomando, non sbagliamo. Allora, qual è la motrice di sinistra? La motrice di sinistra è quella sulla quale non abbiamo montato questo particolare e infatti sulla motrice di sinistra questo particolare non è stato consegnato, quindi questa sarà la motrice sulla quale andremo a montare tutte le tubazioni del vapore. Guardate che bello, non vedo l'ora di vederlo finito al termine di questa fase di assemblaggio. Ok, iniziamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 31, opera distribuita dalla Hachette. Allora, guardiamo subito i componenti che riceveremo con il prossimo numero. Si continua, ragazzi, quindi valvole, tubi e dettagli, pompe, motori di rotazione, separatore di vapore, comando controllo pompa, aste di comando valvole, inversore, passerella e viti di fissaggio. Si continua ancora con questa parte, ragazzi, spettacolare, ma che uscirà fuori un Frankenstein. Allora, si continua poi con i giganti dei mari all'interno del fascicolo, tutto da leggere. Andiamo subito a vedere le fasi di assemblaggio, ragazzi, che vi ho detto sono abbastanza lunghe. Ecco qui i tubi del vapore della prima motrice. Quindi si comincia da qui con l'identificazione della motrice di sinistra sulla quale andremo a lavorare ed ecco tutte le fasi di assemblaggio. Guardate quanti dettagli che andremo a montare. Si continua ancora su questo lato, guardate, ecco il volantino, guardate qui l'anteprima e ancora si continua, guardate quanta roba, tubi, tubicini. E cioè, ragazzi, guardate il risultato finale, guardate che spettacolo, cioè, ragazzi, guardate cosa diventerà la nostra motrice dopo aver montato tutti questi tubi. Wow. Ok, andiamo ad assemblare. Recuperiamo quindi la motrice di sinistra, ossia quella senza il dettaglio qui in basso, ossia la prima che avevamo assemblato nel fascicolo numero 10. Allora, adesso andiamo a montare le passerelle, che sono questi particolari in plastica, vedete, che ci sono tipo dei piccoli scalini, diciamo, come dettagli stampati sopra. E l'andremo a montare in corrispondenza di queste quattro fessure che troviamo sull'incastellatura della motrice. Vedete, qui ci sono quattro perni di incastro. Quindi l'andremo esattamente a posizionare in questo modo.
andranno incollate con colla ciano acrilica e una cosa molto importante è che dovranno essere montate praticamente perpendicolari in questo modo, quindi praticamente paralleli al piano di appoggio, quindi non così, perché rischiamo che le bielle ruotando vanno a toccarle, quindi devono stare esattamente così a 90 gradi. Infatti ogni volta che ne fisseremo una andremo a testare la rotazione dell'albero motore. Allora ragazzi, adesso vado a fissare la prima e poi vediamo un attimo com'è il risultato, ok? E così è come si presenta la prima passerella montata. Come potete vedere è perfettamente parallela al basamento e andiamo a vedere che c'è anche spazio con la biella. Allora facciamo uno zoom, eccolo qui ragazzi, vedete che c'è della luce. Se adesso faccio ruotare l'albero motore, come potete vedere non c'è interferenza, quindi attenzione che dopo questa fase le bielle non devono assolutamente toccare le passerelle. Adesso procediamo a montare le passerelle sullo stesso lato di ogni pilone, ok? E dopodiché andrò a montare quelle sull'altro lato. Procediamo. E così è come si presenta la motrice dopo aver montato le prime 4 passerelle. Vedete, sono tutte distanti dalle bielle, quindi possiamo fare anche il test. Mi raccomando, fatelo sempre, non devono andare a contatto con le bielle. Ok, adesso andiamo a montare le passerelle sull'altro lato. Procediamo. Ed ecco come si presenta la motrice del Titanic completa di passerelle, sia quelle sul lato che sull'altro lato. Allora ragazzi, verificate che siano tutte perfettamente parallele con il basamento, non devono toccare le bielle. Facciamo l'ultimo test, eccolo qui. Funziona tutto perfettamente. Allora mi raccomando, questa operazione non è stata tanto facile perché bisogna utilizzare le pinzette. Ci sono alcuni punti in cui gli ingombri sono ridotti, quindi inserire la passerella nel punto giusto è veramente complicato, però ci si riesce. Insomma ragazzi, armatevi di pazienza. Eccolo qui, andiamo avanti. Qui sul lato destro del basamento andiamo a montare questo dettaglio. Come potete vedere ha un perno sfaccettato sulla quale ho già messo la colla ciano acrilica. Va posizionato esattamente all'interno di questo foro. Ecco fatto. A questo punto, sempre con colla ciano acrilica, andiamo a fissare anche l'elemento dell'inversore che abbiamo ricevuto. Va orientato esattamente in questo modo e fissato su questo foro piccolo, quindi non possiamo sbagliare perché ce ne sono due che vanno a comandare il corretto posizionamento. Quindi esattamente in questo modo, eccolo qui. Andiamo ora a montare il volantino sul supporto, va orientato esattamente in questo modo, quindi mettiamo la colla ciano acrilica e andiamo a fissare. Attenzione ragazzi, perché questo perno ha una sfaccettatura che deve essere rivolta verso destra, vedete? Altrimenti rischiamo di montare il volante al contrario. Guardate che bello questo piccolo dettaglio. Andiamo quindi a fissare il supporto del volantino in questo foro. Ed ecco fatto. E sempre su questo lato ora andiamo a montare questo tubo con questi 3 perni. Quindi lo orientiamo in questo modo e lo andiamo a fissare in corrispondenza di questi 3 fori dell'incastellatura. Andremo a utilizzare anche un po' di colla ciano acrilica per rendere l'incastro più saldo. Ecco fatto. Andremo ora a montare quest'altro tubicino. Come possiamo vedere il perno in basso è sfaccettato e andrà collocato in corrispondenza di questo foro sfaccettato. Poi il tubo passerà in corrispondenza di questa impronta del tubo che abbiamo montato precedentemente e poi il perno in alto andrà inserito in questo foro della testata del cilindro. Ovviamente andiamo a mettere anche un po' di colla ciano acrilica. Ed eccolo qui ragazzi, cioè guardate che spettacolo che sta diventando questa motrice.
Adesso andiamo a montare il condotto per il valvole della turbina. Eccolo qui, guardate quanto è grande. Allora, lo andremo a montare ad incastro in corrispondenza del primo e dell'ultimo cilindro. Esattamente in questi due fori qui. E lo montiamo quindi in questo modo. Esercitiamo una pressione e lo andiamo a montare all'interno. Ecco fatto. In corrispondenza poi dei fori che troviamo qui sulla base dei cilindri, andiamo a montare quest'altro tubo. Quindi, ragazzi, per riconoscerli fate sempre riferimento alle illustrazioni del fascicolo. Quindi lo andiamo a posizionare in questo modo. Aggiungiamo anche un po' di colla ciano acrilica. Adesso ci spostiamo sul lato opposto della motrice e andiamo a montare i tubi dei cilindri a bassa pressione, che sono questi qui, questa coppia. Quindi la parte più corta la orientiamo verso destra e andiamo a incastrarla in corrispondenza di questi due fori del primo e due fori dell'ultimo cilindro. Ed ecco fatto. Proseguiamo e andiamo a montare questo tubo tra i due cilindri a bassa pressione in corrispondenza di questi due fori. Ed ecco fatto. Ed infine andiamo a montare l'ultimo tubo in corrispondenza di questi fori che troviamo alla base dei cilindri. Ed ecco fatto. Bene amici, ed ecco come si presenta la motrice del Titanic completa delle tubazioni del vapore. Cioè ragazzi, l'ho messa qui sul piatto rodante per poter vedere a 360 gradi tutti i dettagli. Cioè guardate che pezzo di modellino che abbiamo costruito, cioè veramente fantastico, curato nei minimi dettagli, veramente bello bello bello. Adesso ce lo andiamo a vedere anche sulla pavimentazione della sala macchine, bellissimo. Bene amici, ed ecco come si presenta la pavimentazione della sala macchine completa delle due motrici. Ed ecco qui la motrice di sinistra arricchita con tutti i dettagli dell'impianto vapore. Cioè guardate che bello ragazzi, è veramente spettacolare questa sala macchine. Ecco qui anche la parte interna. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Titanic e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio. Allora, io vi lascio con questa fantastica panoramica della motrice completa di tutti i dettagli dell'impianto vapore e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!